Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Allora, sono qui oggi, siamo qui oggi riunite, perché appunto qualcuna di voi sotto l'ultimo video, quello del beauty vacanza per vacanze in moto roar, come ho scritto nel titolo, mi aveva chiesto a Gabri, poi magari facci vedere che cosa hai realmente utilizzato di tutta la popò de roba che ti sei portata, popò in senso ironico, perché appunto come vi avevo spiegato nel video, ero mezza disperata perché insomma per 3 notti di fuori, quindi di vacanza, quindi se no 4 giorni, avevo a disposizione veramente uno spazio minimissimo appunto partendo in moto e sapendo che tutte le mie cose me le sarei dovute portare sulle spalle, sullo zaino, quindi insomma il viaggio non era lunghissimo, però l'idea di farmi già in moto non è che si stia comodissimi, diciamocelo, cari signorine che anche voi ogni tanto andate in vacanza in moto, consolatevi perché è un mal de chiappe che non si può raccontare, ma proprio non solo di chiappe, un po' di tutto, di tutti i bassi fondi, tutte le cose che ci sono là sotto, un male incredibile, però, e quindi il peso che è ovviamente hai anche sulla schiena incide in tutto questo, però di contro qualcosina dovevo portare. E allora, scusate, oggi i capelli veramente perché hanno beccato di tutto, vento, pioggia, un casino, vabbè, tanto stanno come stanno, tanto li laverò stasera, è bella finita. Non sono zozzi, stanno semplicemente male, anche se stanno un po' a squack, come dico io. Allora, ma oggi ho messo un'inquadratura strana, oppure mi vedo io strana, boh. Che cosa ho realmente utilizzato? Beh, in realtà è andata bene, nel senso che tutto quello che ho portato, quasi tutto, io l'ho utilizzato. Allora, vabbè, che palle quando faccio sono i periodi morti che praticamente si odiano nei video. Allora, vabbè, salviette struccanti utilizzate logicamente perché più o meno mi sono truccata, ma comunque anche se c'era solo il mascara e il blush, comunque dovevo togliermi di mezzo dalla faccia insomma quello che avevo, e quindi ottime, quindi mi hanno tolto splendidamente il make up, compatte, piccoline, quindi sono le waterproof, quelle che tolgono tutto il trucco waterproof di Essence, quelle che costano pochissimo, 1,50 euro, non bruciano gli occhi, ok. Poi cerco di andare veloce, le salviette intime usate per ovvi motivi, ok, quindi queste bene, salviette anti-zanzara assolutamente no, perché la sera c'era un freddo, poi vabbè io sono partita il primo giorno e praticamente pioveva, come vi ho documentato su Instagram se siete iscritte, se avete l'applicazione potete andare a guardare, a sbirciare un po' di foto di qualche avventura e disavventura della mia vacanza, e quindi queste non sono servite assolutamente perché le temperature erano davvero basse la sera e non c'era traccia di zanzara, quindi io sono stata completamente risparmiata da tutto ciò. Poi dopo sole ovviamente utilizzato, e quindi sempre ok, quindi il dopo sole di Bottega Verde, scusate non ve l'ho detto perché non avesse visto gli altri video, Ibisco e Argan, dall'effetto mentolato che non è stato molto gradito perché la sera veramente faceva freschetto, e avere questo effetto mentolato che dura anche 15-20 minuti non era così piacevole, anche perché io avevo a disposizione, mi ero portata solo un cardigan, un goffettino di Pinky oltre al giubbetto jeans che non è che scaldasse più di tanto, quindi avere questo effetto brivido mentolato non era neanche chissà che. Poi una delle note dolenti è stato appunto questo solare di Bottega Verde, Cocco e Lime, che a me era già capitato di, però questa è la protezione bassa 6, che per me è più che sufficiente, e l'avevo già utilizzato andando al mare appunto non in vacanza e mi era piaciucchiato, se non che al mare durante questa vacanza spalmandolo mi faceva tutta una serie di granellini, di poltiglia, cioè non si assorbiva, rimaneva a pezzetti, cosa che mi era capitato anche con un doposole che mi era stato prestato, di cui ho fatto sempre la foto su Instagram, della L'Oreal effetto Ice, che mi veniva fuori praticamente un polpettone sulle braccia e sulle gambe, roba da doversi rifare la doccia, ma veramente non te le tiri via neanche con le bombe certe cose. In spiaggia questo mi ha fatto la stessa reazione, non riesco a capire perché,
Lo riproverò una terza volta perché la prima tutto ok, la seconda fa così. Se dovessi andare al mare un'altra giornata, appunto, prima di ricominciare a lavorare, vabbè, vediamo, perché se l'ha fatto solo in Croazia non me lo spiego, probabilmente, che ne so, è nazionalista, cioè lo porti all'estero e questo si incacchia, non ho la più pallida idea. Poi, prodotto che ho apprezzato da morì, allora, prima di andare via, io a casa avevo un campioncino dell'olio di cocco di Aromazon, perché avevo fatto lo scorso inverno un piccolo ordine da Aromazon, dove avevo preso burro di karité, burro di cacao, ceradapi e qualche campioncino di olio, tra cui l'olio al cocco. E l'avevo utilizzato già nei giorni prima di partire per la vacanza, per impacchi sui capelli. Sto facendo un po' di impacchi per i capelli, al burro di karité, olio al cocco. Magari vi posso fare anche un video per dirvi che cosa sto utilizzando, che cosa sto sperimentando. Me ne era rimasto pochino pochino. E poi avevo in stock, nell'armadietto del bagno, l'olio d'argan. Io ho preso il fondo dell'olio di cocco, ho messo dentro anche l'olio d'argan, ho shakerato, li ho mischiati e questo era stato l'olio protettivo per i miei capelli al mare. Fantastico, quindi, sotto il sole, prima del bagno, dopo il bagno, veramente l'olio è stato un toccasana. Praticamente in Croazia non c'era la possibilità di farsi delle docce dopo il bagno. Per inciso, l'acqua era di 19-20 gradi, quindi era un bagno che stavi praticamente così. Cioè, ringiovanivo di 15 anni tutte le volte che entravo e uscivo dall'acqua, era una cosa impressionante. Sembrava una bimbina. E, sto scherzando, ovviamente. E devo dire che quindi i capelli poi intrisi di salsedine, di sale, uscite dall'acqua, specialmente per chi ha i capelli ricci, appunto mi può capire, li avete praticamente, sembrate un riccio de mare, praticamente li avete così, l'olio me li rendeva morbidissimi, cioè sembrava che io nemmeno avessi fatto il bagno al mare, quindi ottimo, ottimo, ottimo. Questo qui adesso poi lo terrò, lo utilizzerò per qualche impacco, a parte che me lo spalmavo tranquillamente anche sulla pelle, cioè mi è piaciuto tantissimo. Poi per quanto riguarda i trucchi, prendo la pochettina, quella che mi sono portata via, quindi il blush l'ho utilizzato, quindi non vi rifaccio vedere gli stessi prodotti, ma vi dico semplicemente che cosa ho utilizzato e che cosa no, perché i prodotti ve li ho fatti vedere nell'altro video. Il blush è dell'unico blush di Essence che mi sono portata, non so di essere, cioè l'unico blush in assoluto che mi sono portato, l'ho utilizzato. Quindi bene, la ciprietta, il sample di Madison Street Beauty, la cipria trasparente all'aloe, l'ho utilizzata. E quindi semplicemente per fissare, non sul viso perché avevo la pelle piuttosto secca la sera, non sul viso ma semplicemente per fissare il correttore occhi. Poi il l'ordinino per le sopracciglia, cioè il gel trasparente di Essence per le sopracciglia, utilizzato. Bene, per quanto riguarda le labbra, ho utilizzato entrambe le soluzioni, sia la tinta di Saint Laurent, la numero 2, che il Glossy Lips di Pupa. Quindi una sera questa e la prima sera che siamo arrivati niente, perché non ho avuto neanche la possibilità, non è che mi sono cambiata, truccata per uscire, siamo andati direttamente a cena e poi farò un giretto e poi a nanna. Quindi ottimo. Poi, per quanto, quindi correttore occhiaie, l'Erase Paste di Benefit e la Eyeshadow Base di NYX, utilizzate. Quindi anche questo, un peso andato a buon fine. Poi questo ombrettino qui di Astra, quello beigeolino, rosellino che vi ho fatto vedere, utilizzato. Tra l'altro ce l'ho su anche oggi sulla palpebra mobile, ed è questo qui. Quindi utilizzato. Poi matitone Scandalize Rimmel nero, utilizzato. Quindi ho fatto una sera un trucco tutto sul noir, sul nero, e quindi è andato. Ecco, non ho avuto la voglia, ma forse non mi è mancata proprio la serata, nel senso che una sera mi sono truccata con questo qui, quindi sono andata molto sul luminoso, una sera sono andata sul dark e l'ho fatto molto nero. E avendo a disposizione solo tre sere, la prima non mi sono truccata, di conseguenza non mi sono truccata effetto arcobaleno, quindi né col viola né col verde. Quindi questi due potevo anche lasciarli tranquillamente a casa. Ma la terza opzione ci sarebbe stata, nel senso che se avessi avuto voglia di truccarmi o tempo di truccarmi la prima sera, probabilmente sarei andata di colorato. Mascara, il campioncino di Le Volume de Chanel, utilizzato perché era l'unico mascara che avevo.
I pennelli, bene o male, utilizzati un po' tutti, quindi i due pennelli di sciacca, il pennello per la polvere, questo l'ho utilizzato per il blush, tutto. Quindi, in fin dei conti, quando sta cadendo tutto, le uniche due cose di make-up che non ho utilizzato sono stati questi due ombretti Muah, il verde ed il viola. Quindi devo dire che la scelta è stata very good, quindi è stata una scelta intelligente. Non mi è pesato neanche più di tanto e devo dire che alla fin fine avevo tutto ciò che mi serviva. Non mi sono pentita di non aver portato niente, né mi sono pentita di aver portato qualcosa. Quindi poi capirai, anche se lasciavo a casa questi due ombrettini qua, non è che guadagnavo tantissimo in termini di peso. Basta, l'unico nero è che appunto, ecco, no, invece c'è una cosa che mi sono pentita amaramente di aver dimenticato a casa ed era il burro cacao. In realtà io me ne ero ricordata, però poi non lo trovavo in giro per casa, stranamente, io non li perdo mai il burro cacao, ne prendo uno, ve l'ho già raccontato, mi dura un anno, lo finisco, uno all'anno e bella finita. Ho detto, boh, poi ho detto, dato che io non sono una grande consumatrice di burro cacao, ho detto, vabbè, anche se non me lo porto, chi cavolo se ne frega. In realtà poi in spiaggia c'era un'aria allucinante, più calcolata che viaggiavo in moto, quindi prendevo un sacco di aria, sole, eccetera, eccetera. Io il giorno della partenza avevo le labbra incartapecorite, cioè piene di tagli, secchissime. Cioè io sono tornata a casa e il giorno dopo il mio pensiero è stato perché poi, pur trovando, pur comprando che l'amburo cacao, non mi idratava niente, cioè le labbra le assorbivano subito, mi facevano malissimo. Mi sono ricordata che avevo in casa appunto burro di karité, burro di cacao, c'era Dappi, Google, come si fa sto cacchio di burro cacao in casa, ho fatto qualche esperimento. E come vi ho pubblicato anche su Facebook e su Instagram, ho decapitato un vecchio rossetto di Sephora, che comunque aveva fatto ormai la sua vita, puzzava, eccetera, eccetera. Ho pulito lo stick e ho fatto il pomatone. Eccolo qua, il burro di cacao. Mettendo dentro semplicemente burro di karité, burro di cacao e cera d'api. E ieri praticamente, che era il giorno successivo, appunto, era il giorno dopo del mio rientro, ho fatto degli impacchi continui, cioè mettendoli continuo. Oggi le mie labbra sono già completamente rinate e ristrutturate, quindi sono molto 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 soddisfatta di questa cosa qua. Magari se compro qualche aroma, tipo l'aroma vaniglia, quello della Pane Angeli, eccetera, eccetera, posso anche pensare di farmelo un po' profumato. Poi vabbè, insomma, io non sono una spignattatrice, sono veramente, però ho pensato che appunto, dato che è un po' di tempo che utilizzo burro di karité, olio di cocco, sto facendo dei piccoli esperimenti e vedo gli effetti benefici che hanno su di me. Ho pensato che, scusate, ma ho la pasta alla thailandese dell'Eurospin che sta viaggiando perché ho appena pranzato, quindi se mi vedete deglutire in modo strano è perché sono in fase digestiva, adesso mi farò un caffè da mezzo litro e ho visto che hanno degli effetti, stavo dicendo, benefici su di me e ho pensato, qua la situazione disperata delle labbra la posso salvare solo così e avevo ragione. Basta ragazze, è tutto qui. Speravo di fare un video un po' più corto, invece mi sono persa in chiacchiere. Pace, nei prossimi giorni cercherò di fare gli altri video, prodotti finiti, migliori, quello che mi verrà in mente. Vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!